Fabrizio Tudisco oggi ha convocato un'assemblea cittadina per discutere del problema dell'acqua. Da questa assemblea dovrebbe poi venire fuori un comitato per difendere gli interessi dei consumatori piazzesi per quanto riguarda il consumo idrico. Fabrizio Tudisco, hai creato un comitato per difendere i cittadini sul problema dell'acqua. Oggi hai convocato un'assemblea cittadina e si parlerà di che cosa oggi? Beh, innanzitutto è più corretto dire che non ho costituito un comitato, perché il comitato uscirà fuori dal dibattito della conclusione dei lavori. Poi ho invitato la cittadinanza a partecipare dopo una serie di riunioni che già erano state fatte al centro diurno per anziani, per parlare, diciamo, della parte amministrativa della erogazione idrica, quindi delle tariffe. Oggi, considerato che c'è molta disinformazione sulla situazione idrogeologica del bacino di Piazza Armerina e la collettività chiede a gran voce di attingere i nostri pozzi, l'occasione sarà utile, sentendo due tecnici, in particolare il dottor Salvo Sinagra e Walter Procacciante, anche se in pensione, però una conoscenza approfondita del territorio di Piazza Armerina, come proprio la situazione, in modo tale che la gente sia informata su un eventuale approvvigionamento idrico da parte dei nostri pozzi. E poi il ruolo di Acqua Enna e dell'acquedotto dell'Ancipa. Sappiamo che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, c'è stata un'erogazione a singhiozzo, perché qualcuno ha detto che la diga non era piena, l'invaso non era totalmente pieno. C'erano addirittura, si parlava di prodotti, di problemi sulla staticità della stessa diga con delle crepe. Quindi cerchiamo di fare il punto su questa situazione e proiettarci nel futuro immediato attraverso questo comitato con delle proposizioni utili a chi di competenza per cercare di risolvere questo problema. Quindi vuole essere un supporto, non certamente un contraltare contro qualcuno. Siamo con il dottore Salvo Sinagra, geologo. Allora, voglio farti una domanda, Salvo. La situazione idrica nel sottosuolo di Piazza Armerina, come combinate? È vero che siamo su un lago praticamente? Insomma, direi che siamo sul lago, diciamo che è un po' esagerato. Comunque, complessivamente, la situazione geologica di Piazza Armerina permette una diffusione della presenza dell'acqua abbastanza buona. Ma parlo di una problematica generale. Tuttavia, non siamo in presenza di grosse falde di acqua. Da parte, la zona che più di tutto il territorio si prestava a fornire, diciamo, il comune di Piazza Armerina era la piana di Berlia, da dove scaturiva nel passato il cosiddetto torrente Berlia. Tuttavia, questo emungimento che è stato operato a favore delle comunità ha portato piano piano quasi al rasevolimento delle falde superficiali. Senz'altro il carico della falda non sostiene, questa nostra falda, il carico di tre comuni, perché noi sappiamo che nel bacino di Berlia attingono, oltre a Piazza Armerina, Caltagirone e Mazzarino. Quindi in pratica avremo sempre bisogno dell'acqua della diga. E secondo me la diga dell'Ancipa è indispensabile. Ma la gente si domanda, ma noi abbiamo acqua, ai canali c'è acqua che scorre, sì, giusto? La Frasulla c'è altre sorgenti. Sono tutte sorgenti superficiali, che infatti la presenza di queste sabbie a Piazza Armerina e di livelletti di argilla quasi in superficie permette la formazione di tutte queste piccole sorgentelle, ma una grossa sorgente che supera per esempio i 10-15 litri d'acqua al secondo difficilmente la trovi. Oggi come oggi, noi possiamo attingere da queste sorgenti o no? Dalle sorgenti no. Sarebbero spese pazzesche per portare quest'acqua, diciamo, ai centri di depurazione, perché l'acqua deve passare necessariamente dall'acquedotto. Walter Procacciante ha diretto per tanti anni l'acquedotto di Piazza Armerina. Allora, ai tempi, si riusciva a tirare fuori 50-60 litri al secondo dai pozzi di Piazza Armerina. Oggi ci hanno spiegato che questo non è più possibile. Secondo te qual è la situazione, quali potrebbero essere gli aggiustamenti per dare un servizio migliore alla cittadinanza? Ma sarebbe facile dare una soluzione immediata, soluzione che non c'è. Io ti posso confermare che sono stato responsabile dell'acquedotto comunale dal 92 fino al 2004. Abbiamo consegnato l'impianto così come l'ho ereditato io in qualità di responsabile, con 6 pozzi in attività,
che fornivano esattamente circa 70 litri di acqua a secondo, proprio di fatto, anche se voglio precisare che ufficialmente un po' la portata era inferiore, leggermente inferiore. Ora, anch'io ho sentito delle voci che la portata di questi pozzi si è ridotta notevolmente, si parla di pozzi insabbiati, si parla di pozzi la cui portata è stata dimezzata, si parla di pozzi anche la portata è un terzo e così via. Però sinceramente non conosco la situazione reale attuale, non posso dire altro. Un tuo ricordo, quanto costava l'acqua? L'acqua, io ti posso dire che c'era, parlo in lire, quando eravamo in lire si parlava di 30 lire, 45 lire. Poi ultimamente si parlava anche di 20 centesimi, 30 centesimi e così via. Cioè io ti posso anche dire che qualche bolletta annuale non superava i 120.000 lire, i 130.000 lire e così via, annuale.